Fine del riposo. Da stasera la Giorgio Tesi Group ha ripreso gli allenamenti per preparare il difficilissimo match di lunedì prossimo contro la capolista Milano, favorita numero 1 alla vittoria dello scudetto. Nel posticipo del 17 febbraio i biancorossi si troveranno di fronte a una formazione meneghina ferita per l'eliminazione a sorpresa dalle Final Eight di Coppa Italia già al primo turno. Ma con un organico da metter paura è tuttora in corsa per un posto fra le migliori 8 dell'Eurolega, la Champions League del basket. Il KO ai quarti contro la sorprendente Sassari però lascia qualche speranza ai ragazzi di coach Moretti, che dovranno dare qualcosa in più del massimo per farsi trovare pronti nell'eventualità che l'Armani incappasse in una serata storta, neppure rara in questo inizio di campionato pieno di alti e bassi. A proposito della Coppa Tricolore, tanti applausi all'impresa del Banco di Sardegna, prima volta nella sua storia, che ha sfilato il trofeo alla sempre presente Siena, in finale nonostante lo smantellamento della squadra e gli ormai noti problemi economici. Certo, se pensiamo a quanto visto 8 giorni fa al Pala Carrara, con gli isolani di coach Sacchetti in grave difficoltà di fronte a Galante e compagni. Ma questa è un'altra storia. A proposito dei senesi, c'è da aggiungere che il general manager Ferdinando Minucci è diventato il nuovo presidente della Lega Basket. Minucci, che sostituisce Valentino Renzi, è stato eletto nell'ultima assemblea delle società, con 2 soli voti contrari, quelli di Milano e della Virtus Bologna.